Papà, mi servono i soldi per pagare la cena e la torta di domani sera. Certo. Stai scherzando, vero? Secondo te cosa ci faccio solo con questi? Tesoro, perdonami, vorrei poterti dare di più, è che non posso. Però, per risparmiare, magari la mamma potrebbe preparare la torta del tuo compleanno. Che ne dici? Ma certo, a me farebbe tanto piacere. No, non presenterò ai miei amici una misera torta fatta in casa. Ma grazie tante, papà. La mia festa di compleanno sarà la peggiore di sempre. Vanessa, abbiamo una sorpresa per te. E siamo sicuri che ti renderà felice. Sì. Amore, perché non apri in anticipo il regalo che mamma ti abbiamo fatto, eh? Quello che penso io. Ma questa non è la collana di perle che avevo chiesto. Se pensi che indosserò questa banalissima collana, ti sbagli di grosso. Amore, vedi, scusami, ma la collana che avevi chiesto tu costava tanti soldi di più. Quella è l'unica che mi potevo permettere. Io ti prometto che appena avremo un po' più di soldi, ti regalo tutte le perle che desideri. Non mi interessano le tue promesse. La verità è che non te ne frega niente del mio compleanno. Hai rovinato tutto, come sempre. Ascoltami. Tuo padre ha fatto dei sacrifici immensi per mettere la tua felicità al primo posto, per farti quel regalo e per darti quei soldi. Ha venduto le nostre fedi. Ti ha dato tutto quello che aveva. Beh, direi che è colpa sua se non può permettersi un regalo decente. Mamma, ma cos'è quella cosa che è intorno al collo? Hai visto che bella? Per Bella? Direi povera. Ma me ha molto più valore questa che una collana d'oro. come valore? Scommetto che al massimo l'hai presa in una bancarella. Beh, non so da dove venga e neanche mi importa, perché è un regalo di mio padre. E questo conta molto di più del metallo di cui è fatta. Vedi, mio padre fa l'imbianchino e ha fatto e continua a fare sacrifici sia per me che per la mia famiglia. Non importa quanto debba lavorare, ma riesce sempre ad avere un pensiero per me. Ogni tanto, nonostante io non voglia che spenda soldi inutilmente, mi sorprende con questi regali che a malapena si può permettere. Ma per lui la sua gioia più grande è vedermi felice. E per me, in cambio, il regalo più bello è vedere il suo sorriso pieno di felicità quando mi sorprendo davanti a questi piccoli ma immensi doni. Perciò, vedi, non è il valore dell'oggetto in sé, ma quanto una persona ci mette per donartelo. Qualcosa che magari ti può sembrare senza un valore materiale. Ad una persona invece è costato tutto. Dovresti essere grata per ciò che hai e per i sacrifici che gli altri fanno per renderti felice. Mi dispiace averti parlato così prima. Non l'avevo mai considerata da questo punto di vista. Non ho mai considerato ciò che i miei fanno per me ogni giorno. Ora devo andare, scusami. Tanti auguri, tesoro. Mi dispiace se non era il compleanno che ti aspettavi. Tutta colpa mia. Ma no, ma non dire così, papà. Sono io a doverti chiedere scusa. Ma Ma non ti ho fatto neanche il regalo che mi avevi chiesto. i regali più belli tu me li fai ogni giorno. Quindi, per una volta, lascia che sia io a fare un regalo a te. Queste sono le nostre fedi. Amore, ma perché l'hai fatto? Ma questo è il regalo per il tuo compleanno.
L'ho fatto per tutti i sacrifici che voi fate ogni giorno per rendermi felice. Non avevo bisogno di un'altra collana, così l'ho portata indietro e ho ripreso le vostre fedi. Ma allora non sei arrabbiata con me? Ma no, ma come potrei esserlo? Ho capito che sono stata troppo egoista. Non avevo considerato tutti i vostri sforzi. Per questo, ecco i tuoi soldi. No, 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 tienili, almeno questi. Sono per comprarti la torta del compleanno. Ma veramente la stavo facendo insieme alla mamma. Ho capito che devo essere grata per ciò che ho. E voi mi date davvero tanto. Amore mio, sono talmente tanto fiero di te. Ti voglio bene. Ti voglio bene anch'io, papà. Grazie per essere con noi. Speriamo che la storia ti sia piaciuta. Condividendo questo video puoi avere anche tu un impatto nella vita di qualcuno, donando un forte messaggio.